caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La motivazione di oggi ci proviene, secondo me, dall'attrice più carismatica, sicuramente degli anni 90, ma anche oggi penso abbia poche concorrenti, forse soltanto Julia Roberts e Charlize Theron. Parlo di Sharon Stone. A dire il vero, non avevo grandi idee in merito alle frasi di Sharon Stone o ai pensieri di Sharon Stone, perché la più celebre battuta di Sharon Stone penso che resti ancora oggi questa. È vietato fumare in questo edificio, signorina Tramell. Che cosa vuol fare? Incriminarmi perché fumo? Alla popolarità di questa frase penso abbia contribuito anche la voce italiana di Cristiana Lionello, una delle più belle voci, secondo me, femminili italiane, perfettamente bilanciata e appropriata per il ruolo di femme fatale che Sharon Stone interpretava nel celeberrimo Basic Instinct. E penso che Paul Verhoeven, il regista di Basic Instinct, che peraltro aveva già diretto Sharon Stone in Atto di Forza con Schwarzenegger, abbia compreso perfettamente il tumulto carismatico interiore di Sharon Stone, la sua vera forte personalità. Ecco, questo è quello che più di tutto mi ha fatto pensare a lei come protagonista di una delle nostre motivazioni, più proprio la sua figura carismatica che qualche frase memorabile che abbia detto. Ho cercato sui vari siti di citazioni qualche frase invece che potesse essere utilizzata come pretesto, però significativo, riassuntivo della figura carismatica di Sharon Stone. Insisto su questo aspetto perché comunque il ruolo di una donna, attrice a Hollywood, e non dobbiamo citare certamente il Me Too per considerare quanto ovviamente sia ancora sessista, maschilista e sia difficile per una donna emergere con il suo talento a Hollywood e non soltanto a Hollywood, come sia ancora difficile oggi, non penso di essere frainteso come sostenitore di un femminismo estremista, una sorta di femen maschile, anche perché innanzitutto non ho quel fisico che in genere che esibiscono le femen, ma a parte questo, più semplicemente penso sì che l'uomo e la donna siano stati creati uguali, maschi e femmina li creò, ma il mondo non ha ancora capito questa cosa. E quindi ancora di più penso che il messaggio valga di Sharon Stone, della sua figura, della sua storia, della sua carriera, per uomini e per donne, per uomini e per donne, per entrambi. Ovviamente scartabellando nel web non ho potuto trovare altro che citazioni inerenti al sesso, perché ovviamente il cliché non manca neanche nelle esibizioni di carisma, è quello che gli viene chiesto d'altra parte. Vorrei aggiungere anche che il tema della, diciamo così, sessualità da rotocalco non è che mi appassioni tantissimo. Sentire cosa ne pensa del sesso un'attrice, un attore o un cantante mi interessa relativamente. Qui però ho trovato in questa frase che riguarda il sesso un significato più generale, ecco, che ci permette di ricondurre il carisma di Sharon Stone a un messaggio. Ecco la citazione che ho scelto. Le donne possono essere capaci di simulare gli orgasmi, ma gli uomini possono simulare un'intera relazione. Qui c'è anche un po' amaramente il senso di sconfitta da parte di chi ha vissuto diverse crisi sentimentali. Per un attimo indosso i panni dell'originatore del metodo Mind 3 e direi senza rischio di smentita che il seme karmico di Sharon Stone è proprio amore. Delusioni, amarezze che però hanno determinato una capacità di ironia e di disincanto fortificanti che le hanno permesso di fortificare la sua personalità. Ma nella prospettiva della motivazione inversa, io vorrei invece sottolineare il senso opposto del significato, dell'autenticità invece
nelle relazioni e invitarvi, uomini e donne, perché è vero quello che dice Sharon Stone, ma è anche vero che nell'emancipazione progressiva oggi anche le donne riescono a simulare benissimo intere relazioni, anche loro, come gli uomini. Ecco, penso che il messaggio inverso, ma nascosto in queste parole sarcastiche e un po' ciniche, ci sia proprio questo. Sia proprio questo. Essere sinceri e autentici nelle proprie relazioni. Essere sinceri e autentici nella propria vita. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.